sono subito lisciato. C'è già tutto. Ho detto buonasera. Che ce l'ho. E poi te la ricompro, ma ce l'ho. Allora, prima di iniziare, io direi al nostro fonico di partire con la sigla, che è il pezzo numero 7, che è dedicata direttamente, è la sigla di questa serata. È dedicata al gentile ospite. La traccia numero 7. Aspetteremo un quarto d'ora, però prima poi arriva. Solo per te, alzo un po' il volume. Va bene, andiamo a casa. Amaro. La 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 lero, la 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 lero, la 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 lero, la la. È di Tina Crozza, per chi non la conosce, per dare già un senso serio alla serata. Vittina trozza sopra lo calore. Va bene, io direi di sfumare. Grazie. Allora, solo dopo mi siedo anch'io. Buonasera a tutti, io mi chiamo Ivano Taglietti e sono il presidente di questa sezione, che è la sezione Ampibarona di Milano, e per diletto, non è la mia professione, mi occupo della comunicazione dell'Ampi Provinciale di Milano. Allora, Pif, che è iscritto all'Ampi da 9 anni, pressa poco, e questa è già la prima domanda a cui non sa rispondere, pressa poco comunque è iscritto all'Ampi, qua da noi, alla sezione dell'Ampi Barona, perciò ci sono un po' di relazioni, tutto nel lecito, non pensate male, e comunque doveva venire a trovarci già dal passato 25 aprile, è arrivato stasera ed è l'occasione per invitare non solo quelli che sanno che cos'è l'ANPI, l'Associazione Nazionale Patrici d'Italia, ma anche gli amici, conoscenti e tutti quelli che hanno una curiosità verso questo signore che è seduto qui alla mia destra. Allora, stasera abbiamo pensato, perché conoscendolo un po', mi ha sempre detto che era stanco di fare i convegni, le serate in cui che ne so, esperti le facevano delle domande particolari sul perché del cinematografia, sulla mafia, qua. Abbiamo cercato di alleggerire il tutto. So che qualcuno di voi dovrà per forza obbligato fare delle domande, noi accetteremo, io in primis, solamente delle domande dove c'è un po' di satira, un po' di umore, un po' di sorriso, un po' di allegria. Niente di importante, anche perché qualcosa poi mi è arrivato e ci sono delle domande su particolari che tralasciamo. Adesso poi prenderò un segnale, perché ci sarà qualcuno che ci dirà se quella domanda viene accettata o no, però davvero ridendo, sorridendo, perché è un po' il ruolo suo, ma anche quello che volevamo chiedervi stasera noi dell'ARPI, che davvero di pensare di passare una serata in maniera piacevole, sorridendo, anche perché alcuni problemi, che sono problemi importanti, determinanti, uno di quelli li ha affrontati lui, che è la mafia, io parlo del fascismo, insomma parlo di tanti problemi, io li chiamo dei mali, si possono anche affrontare con un sorriso sulle labbra. Essere pesanti, essere sempre davvero arrabbiati con il mondo intero, penso, e noi tutti dell'Ampi Barona che siamo dei giocherelloni, pensiamo che tante volte ridere, sorridere, che ne so, ballare un valzer, fare festa, qua là, spesso e volentieri, un valzer o un jerry jerry, insomma, un twist,
spesso e volentieri aiuti di più che prendersi la vita davvero sempre pensando a che brutta cosa che sto vivendo. Ed è un po' la brutta cosa che sappiamo che esistono, perché in Italia non si sta tanto bene, però la affronteremo davvero in un modo abbastanza divertente. Allora, vi prendo il segnale, perché è quello che dice che, non, che le domande non sono accettate, e poi cominciamo la serata. Tanto che prendo il segnale, io chiedo al fonico la traccia, no, Tarantella mafiosa, no, la teniamo per dopo. Io direi quelli che è di Enzo Iannacci, che mi sembra che sia meglio. Nella traccia 2. Va bene, no, sfumiamo, abbiamo capito che è quelli qui. Allora, l'ho portato anche, perché so che lui spesso ha difficoltà a rispondere, poi mi fermo. Questo è un libro in cui ci sono tutte le risposte scritte alle domande che ti faranno, che abbiamo già portato qua, così poi tu le dai un'occhiata, in base a quello che loro ti chiedono. Qua c'è il libro che tu dovrai consultare, poi altre cose te le spiego. Questo è il maiale, che dice che la domanda è da evitare. Allora, la prima domanda è: antifascismo o OGM? Attenzione che non le facessi queste domande, no. Poi le facevi veramente. Non mi ero preparato. Chiamo da un aiutino da casa. Già la risposta. Non mi dico. La droga nel quartiere Barona è un problema molto, molto sentito. Purtroppo già. Vabbè, antifascismo e OGM, non ti so rispondere. Va bene, passiamo alla seconda domanda, poi arriviamo con voi. Esiste la mafia su Marte? Mi porti il volantino? Ma come diceva un mafioso, se esiste l'antimafia su Marte, esiste anche la mafia. Ma ce le facciamo tutte queste, io pensavo che fosse così, invece proprio queste domande. Sono 101 domande. Tutte così. Quanto ci divertiremo questa sera? Vabbè, poi andremo con esempio, un'altra, l'ultima, poi mi fermo perché andiamo già a chiacchierare con loro. Ma dopo poi Raimos, perché non si digeriscono? Bene, questa è la risposta giusta. Allora, avete capito che ci sono... avete capito che siete in casa di una sezione dell'AMPI, perciò per noi è determinante importante l'antifascismo. Ci sono un po' di problemi in questa zona, questo vado già un pochino sul serio, ma poi la tralasciamo. I nomadi, gli zingari, i rom, non solo qua ma dappertutto c'è qualcosa che non va verso di loro. E poi Raimos, che tu sai che cos'è, no? Raimos, E sarebbe per i sinti, per i rom, sarebbe il grande divoramento, che è come se fosse la Shoah per gli ebrei, l'olocausto. 500.000 di loro sono stati uccisi nei campi di concentramento dal 42 al 45, e loro hanno usato un termine che è il poeraimos, che in lingua sinti vuol dire divoramento. E allora, usando questa metafora divoramento, perché ancora oggi, e te lo domando, c'è questo problema che non si riescono a digerire i zingari, i nomadi? No, ho fatto una puntata del testimone, non si devono chiamare loro, loro dicono ai bambini, ai figli, se non la smetti ti arriva lo zingaro e ti rapisce. Loro sono rom. Io dirò una cosa, forse io ho fatto una puntata del testimone, che è un programma che sicuramente voi conoscerete. Certo. Che va su MTV, e io sono stato un giorno in un campo a Rho, ero a Rho, e che il campo forse era quello con meno problemi, nonostante tutto.
Io ho fatto questa deduzione forse un po' forte, che secondo me non ci dovrebbero essere i campi rom, perché sono dei ghetti, cioè non, l'integrazione non avverrà mai in questo modo, cioè se loro si stanno da una parte chiusi senza dialogare, molti non vanno a scuola, e non ce la faremo mai, io sono convinto, cioè se, ora detto così sembra proprio dire uno che ha una felpa invece di ambibarona, c'è la felpa Milano, però non sono di quella scuola là, però secondo me è così, sono dei ghetti e non usciremo vivi da quella situazione. Grazie, abbiamo terminato. Grazie di essere venuti. No, davvero, noi cerchiamo sempre come ANPI, come Associazione Nazionale Partigiani, abbiamo queste radici, queste cose che sono davvero la discriminazione, la xenofobia, il razzismo. E perciò quando ne parliamo, perché non ne parliamo solo in questa serata, è sempre dimostrato sensibile e per far capire che queste tematiche in un modo o l'altro dobbiamo affrontarle, mi sembra giusto che anche chi è uomo di spettacolo, quasi, come lui, in qualche modo possa lanciare un segnale e resta a noi poi a recepirlo. Allora, io vi direi intanto, se qualcuno ha davvero, però l'ho detto, non andiamo sul pesante, non andiamo sul corposo, se ha qualche curiosità divertente che potrebbe un po' legarsi alla serata, al territorio milanese, al sesso, a tutto quello che... poi magari può venire qua e deve per forza venire qua e dimostrare che ha naturalmente un contratto telecom della TI. Io quelli di Vodafone 3 non neanche Wii. Non posso per contratto non posso parlarci, io vorrei ma non posso. Non possono fare domande. Andiamo avanti, ma la Peppa Pig occupa le case popolari? No, c'è questa qua, 25 giugno 2010 alle ore 20:47, io non dormo da quando leggo, cosa è successo? Chiedo a tutti, cosa è successo il 20 giugno alle ore 20:47? 25 giugno 2010 alle ore 20:47, dovete cosa sta facendo? Era venerdì. Non hai guardato sull'agenda? E cosa è successo? Se guardavi ti veniva in mente, ti ricordavi. Cosa è successo il 25 giugno 2010 alle 20:47? Venerdì. E io e lui stavamo mangiando una pizza ancora, era la festa nazionale dell'Ampi. Con tutto, cioè, non è che sei proprio una bellissima ragazza che dimenticava, una scena indimenticabile, era ad Ancona. Ma era solo per dire che tu sei iscritto da 2010 all'Ampi. Sì. Io mi sono iscritto all'Ampi perché avevo fatto. Allora, 8-9 anni fa, era da tempo che lo dicevo, voglio iscrivermi all'Ampi, però non ho zii, parenti partigiani, poi da Palermo non è che ci sia stato proprio la lotta partigiana, anche se molti siciliani erano al nord che non potevano tornare. Vabbè, non ce l'avevo e sono andato a via Mascagni a chiedere se potevo iscrivermi all'Ampi e c'è un signore che mi ha guardato malissimo. E allora io per cercare di farmi bello dissi no, perché lavoro alle Iene, cercando, cioè, era lato partigiano di Mediaset, le Iene nella mia testa. Allora lui mi fa, le Iene, sì, Mediaset, quindi Berlusconi, fine, morto. Non mi ha detto vada via brutta merdaccia, però aveva lo sguardo di quello che... Capito. E io mi sono sentito anche un po' fascista, ho detto forse ho sbagliato, però ho detto... Poi è successo che qualche anno dopo avevo letto questo articolo che c'era nei tempi della Moratti, purtroppo non c'è più, come sindaco, e la sera ironica, non l'ha capito, e stranamente, avevo letto che l'ANED era stata sfrattata, e l'Ampi, però l'ANED mandarono una lettera di un assessore dicendo da la prossima settimana dovete andare, fra 3 mesi dovete andare, così proprio secca, infatti c'era
l'Anete era arrabbiata, diceva, cioè, capiamo l'organizzazione del comune. L'Anete è l'Associazione Nazionale Deportati. Sì, però loro lamentavano il fatto della delicatezza, visto la natura dell'associazione, forse un po' più delicata. Invece l'Ampi di Via Mascagni, non avevo neanche avuto la lettera, un giorno aprivo il giornale e c'era scritto che il loro palazzo era in vendita. Cartolarizzato. E così allora feci un servizio alle Iene su questo fatto, ma di sicuro che proprio il fatto che un programma come le Iene manda un servizio così, che non è cioè proprio per affetto, perché ci crediamo, ma ci credevamo, ma non è difficile in un contesto come le Iene inserire una cosa del genere, e andai a parlare con l'ANED, con l'AMPI, e feci questo servizio con la Moratti, che mi ricordo che c'è lei che scappa, io la inseguivo, mi hanno fermato in 20, mi ricordo ogni poliziotto che mi fermava si prendeva un pezzo di vestito, perché io tipo gli davo la giacca, andavo avanti, poi c'era il giubbotto, una cosa. E lei disse, non mi ricordo se ne uscì con tanti politici, cioè poi figura la Moratti, la mattina si mangiava l'amianto, nel senso che era un politico bello tosto, e quindi non successe niente. Però fu una scusa per ricordare questo fatto. Da lì conobbi una giornalista della RAI che mi disse, vieni, ti scriviamo all'Ampi, e ho detto sei sicuro, perché mi guardano malissimo, e però insomma alla fine mi sono iscritto. Bravo, grazie, sono contento. Allora, giusto, chi poi vuole c'è eventualmente fare la scheda di prescrizione per iscrizione all'Ampi, questa sezione, per il 2015, là per tavolo. No, ma sai cos'è? Perché io sono di Palermo, non so se avete saputo, a Palermo c'è la mafia, non so se è arrivata qui qua a Milano notizia. Non la mafia, perché figurati se c'è la mafia a Milano. E ho sempre pensato idealmente che c'è una linea che unisce i partigiani contro il fascismo con i giudici uccisi, o giudici antimafia, o giudici. Ma questo al di là delle loro idee politiche, perché in realtà alla fine la lotta alla mafia è una lotta per la libertà. Purtroppo banalmente è sempre quello, no? Si combatte per aprire un negozio senza aver problemi di pizzo, per essere liberi di investire i propri soldi in un proprio futuro, e questo purtroppo questo non lo si capisce, non si percepisce, e invece bisogna, spesso si usano termini come la legalità, insegnare la legalità ai bambini, la nave della legalità, che perché è giustizia, però forse dovremmo dire le navi della libertà, la lotta alla libertà per la libertà, cioè una lotta vera e propria, cambiano, non si va più in montagna, il nemico spesso in Parlamento, purtroppo è così, è grave che il Nord faccia fatica a capire che la guerra, infatti l'altra volta lo dicevo, che io ho vissuto 10 anni a Milano e lo dico, mi vergogno un po', la premessa mi manca anche un po' Milano, questa cosa mi dispiace per dire, perché il meridionale c'è sempre questa cosa, ah sì, però Milano, la luce, però mi manca Milano, io ho la residenza ancora a Milano, e pensate, ho speso 80 euro andato, 80 euro ritorno, e per votare la Pisapia, e poi c'è stato il ballottaggio, quindi altro 80 euro andato, 80 euro ritorno, ha vinto Pisapia, io vivo a Roma e mi sono beccato Alemanno, quindi è un genio della politica, della strategia, a proposito di fascismo, no? E quando mi sono trasferito da Palermo a Milano per lavorare, insomma, per tentare la carriera televisiva, mi accorgevo cioè io mi sentivo come uno che aveva fatto la guerra e andava in un posto e si era accorto che anche lì c'era la guerra, solo che la gente non se ne accorta che c'era la guerra, cioè perché ora noi milanesi ci siamo accorti che c'è una guerra e che va combattuta. Purtroppo l'atteggiamento dei politici del nord
sempre un po' meno, ma c'è ancora, è esattamente gli stessi atteggiamenti che avevano i politici di Palermo. Si negava per orgoglio, si negava per collusione, perché abbiamo visto che c'è gente che si vantava di essere amico del 'ndranghetista, cioè, e purtroppo non c'è neanche partito che tenga, non c'è un partito immune al fascino della mafia. Poi idealmente uno dice, vabbè, la sinistra, perché storicamente è vero che la sinistra ha avuto un po' gli anticorpi un po' più sviluppati, però non, purtroppo non è neanche questo. Io questo è un problema, che ho sempre pensato che quelli di sinistra siano più buoni. C'è un po' una minchiata, diciamo, a Palermo. È vero, questo ancora ci voglio credere, ma in realtà è una minchiata. Possiamo usare il termine onesti? Ti piace un po' di più? No, in realtà è vero che gli uomini politici di sinistra sono più sensibili, cioè anche l'argomento, a me mi invitano fortunatamente un sacco di volte al nord a parlare di mafia ed è sempre la festa del PD. Ecco, la festa dell'NCD difficilmente ti invita a parlare di mafia. Una volta magari Forza Italia faceva delle feste al nord, ma non credo che si parlasse di mafia. No, no, io ci sarei andato, gli avrei dato un braccio per esserci, però questo non è. Però sì, comunque l'atteggiamento, una festa, abbiamo invitato una provincia di Bergamo, c'era, purtroppo non ho registrato il nome, di un presidente della provincia che diceva che a diceva, ma come si fa a dire che a Bergamo c'è la mafia? E io gente con la coppa non ho mai visto. No, cito andando dalla chiesa che diceva, lui ha vissuto a Palermo, andava a scuola, e Palermo proprio negli anni 60 piena mafia, lui non ha mai visto gente con la coppola a Palermo, neanche io ho vissuto negli anni 80 a Palermo in piena guerra di mafia e gente con la coppola non l'ho vista. E purtroppo però bisogna levarsi l'orgoglio e ammettere che c'è un problema, allora solo così si... Anche perché la mafia investe dove ci sono i soldi e in Italia i soldi sono enormi, banalmente. Sì, allora hai risposto, vedi, esiste la mafia su Marte. Sì, però citavo che c'era Ligio, un boss mafioso che venne negli anni 70 a fare dei sequestri di persona a Milano, giusto per farvi capire quando la mafia è arrivata, che alla domanda ma la mafia esiste, lui diceva se esiste l'antimafia. E quindi se a Marte c'è la mafia, sì, forse ci sono l'antimafia. Andiamo avanti, un'altra domanda veloce, che questa è bella, che è molto attuale. Fanfani o Berlinguer? Ma allora, questo c'ho la risposta. No, perché ho visto il documentario di Walter Veltroni e io mi sono sentito un po' uno piccolo, perché sapevo di Berlinguer, sì, però non ho capito, cioè non avevo mai approfondito. E io, cioè, non so se avete visto il documentario, c'è una scena meravigliosa, di Berlinguer che va al congresso del PC in Unione Sovietica, a Mosca, e lui in pieno PC dice, gli anni, siamo penso negli anni 70 suppongo, dice che la democrazia e la libertà sono valori importanti e l'uomo senza non può vivere, una cosa del genere, che detto lì. E siccome questo, scusate, non voglio sempre essere mafiocentrico, però siccome molti tuttora la teoria del chi dice, ci sono spesso chi difende Andreotti, dice se non ci fosse stato Andreotti e la mafia noi saremmo stati tutti comunisti. Come lui dice, ah vabbè, meglio mafiosi che comunisti, questo era il senso. Però se comunisti come Berlinguer, comunisti tutta la vita, anche perché poi, come dire, gli stessi comunisti, non so, Pio La Torre, che era comunista, figlio di contadini, ci sono foto di lui bambino alla festa di San Giuseppe, quindi insomma il comunismo italiano, come si diceva, Dio in cielo e Stato in terra, insomma il comunismo italiano, ma avercelo, cioè quel tipo di comunismo. Infatti Berlinguer lo odiavano, si diffidavano di Berlinguer, gli americani per ogni motivo, ma anche i russi, tant'è che si sospetta che abbiano anche tentato di ucciderlo.
Perché purtroppo la mafia ha assunto un ruolo di anticomunismo. Infatti la cosa curiosa è che tutto crolla quando nel 89 crolla il muro di Berlino. C'è cercato? E nell'89 ci sono ripercussioni, non vi faccio vedere questo libro che è molto osceno. Una cosa si diverte lui perché loro non possono capire, quindi è meglio che non lo capisca. E quando crolla il muro del Berlino crolla tutto l'equilibrio anche in Sicilia, perché non c'ha più senso questo appoggio così sfrontato della mafia da parte di tutti, americani non, e quindi crolla tutto, quindi c'è il terzo grado di giudizio per il maxi processo e per la prima volta i mafiosi vengono condannati e la mafia decide si arrabbia, dice non va da Salvo Lima con la DC, dice non hai rispettato i patti, adesso la paghi, e quindi è uscito nel 92 a marzo Salvo Lima, il sindaco, comunque ex sindaco colluso con la mafia, e poi uccidono Falcone e poi Borsellino, tentano di uccidere anche Grasso, ora presidente del Senato, che volevano mettergli la bomba sotto la fogna di il tombino di dove lui andava a trovare, credo, sua madre o la suocera, non so. È incredibile, però è così. Quindi c'è un motivo per iscriversi all'anno. Sto facendo tutto. No, però credo che insomma, scelte già convinto. Io volevo scrivere Andreotti o Berlinguer, perché sarebbe stato. Io ci sono stati anni in cui veramente, seriamente, alle 4 di mattina mi svegliavo dicendo maledetto Andreotti. Perché è una cosa che ci ho fatto un servizio alle Iene, ci ho fatto un film, perché se voi leggete la sentenza di Andreotti, la sentenza del processo di Andreotti, c'è scritto che Giulio Andreotti sapeva che la mafia a Palermo, Stefano Bontate, aveva deciso di uccidere il presidente della regione Mattarella. Questo è scritto nella sentenza. Uno può dire non sono d'accordo, non so, però il popolo italiano dice che è stato accertato che Giulio Andreotti sapeva che la mafia voleva uccidere il presidente della regione Mattarella. Già questo è grave, è ancora più grave che sia stato, cioè era un compagno di partito. E nella sentenza c'è scritto che lui scende a Palermo, incontra Stefano Bontade per fargli cambiare idea, di convincere di non cambiare. Cioè, non è abbastanza grave. C'è scritto che lui era colluso con la mafia tramite Salvo Lima e i cugini Salvo. Ora, però è stato prescritto. E sti cazzi? Cioè, chi se ne frega? Io non me ne frega. Io potevo anche non volerlo in carcere, però il fatto che è il reato commesso ma prescritto, quindi è stato accertato, ma siccome è stato accertato troppo tardi non è. E l'idea di portare mio figlio, che spero di avere il più tardi possibile, di portare mio figlio alla scuola dedicata a Giulio Andreotti, perché ci sarà lo stronzo che dirà dedichiamo la scuola a Giulio Andreotti, a me mi fa venire i nervi, perché d'altra parte ci sono centinaia, forse possiamo dire purtroppo centinaia di persone uccise dalla mafia che non conosce nessuno. Io faccio questo esempio, il Calogero Zucchetto, davanti al Cinema Fiamma a Palermo, dove io vivi Bodyguard con Kevin Costner e Whitney Houston, bellissimo. C'è una lapide, io davanti al Cinema Fiamma ci sono passato 20.000 volte e non mi sono mai fermato a vedere. Io verso i 34 anni mi sono fermato e ho detto ma chi è sta lapide che è lì che mi guarda e non favella, e mi informo, è Calogero Zucchetto, un poliziotto di 27 anni, che col suo motorino, andava in giro con un altro poliziotto, Nini Cassarà, per le zone di Palermo a cercare i latitanti. Un giorno un latitante mafioso, che tra l'altro era il suo ex compagno di classe, di scuola, forse anche di classe, della vita, lo riconosce, capisce di essere stato beccato e lo pochi mesi prima di sposarsi lo uccidono, giusto per un dettaglio per ambientare. E di Calogero Zucchetto non ne sa nessuno nulla, niente, non si sa niente. Allora, perché non dedichiamo una scuola a Calogero Zucchetto invece di dedicare la scuola a Giulio Andreotti?
perché succederà e noi dobbiamo fare resistenza, dobbiamo fare i partigiani in questa cosa, perché c'è chi combatteva per la libertà e c'è chi combatteva per la non libertà, perché vivere, appoggiare la mafia vuol dire è una dittatura, tant'è che la mafia diventa antifascista perché il fascismo era più mafioso della mafia. La mafia non poteva, la mafia, e questo è bene ricordarlo, non è mai contro lo Stato, la mafia è per lo Stato democratico, ma per lo Stato, ovviamente per farci interesse. Tant'è che Mussolini decide di combattere la mafia perché va a Piana degli Albanesi, dove fanno dei cannoni che qui a Milano neanche ve li potete sognare. Mi spiace, e lui in macchina Mussolini si avvicina a uno e dice: guardi, Duce, qui è sotto controllo, non si preoccupi, è in mani nostre. E è come andare da un boss mafioso e dire: qui ci controllo io, è tutto sicuro. E quello magari a me mi dici: sei tu che. Quindi, perché poi alla fine cambiano un po' di cose. E quindi decide di mandare il prefetto di Ferro. Chi fa quello che si dovrebbe fare? Di un antifascista palermitano, che comunque era un mafioso, è stato avvocato, si è occupato di mafia, e te lo volevo portare stasera. Si chiama Sinibaldo Chino, non lo conoscerai perché poi è morto negli anni 70, però è un libro che so che sarà utile per fare il film che abbiamo programmato di fare. Lui adesso ha pensato di fare un film sul maxi processo. No, c'è un'altra cosa, sì, anche quello dovrò farlo più avanti. La maturità, 70-80 anni. Ma credo che sia una storia incredibile, che per la prima volta vengono presi una serie di mafiosi grossi e un processo di 2 anni, e è una storia meravigliosa perché ci sono storie raccontate anche da Grasso, ma tipo, e tra l'altra parte c'era il giudice, no, non mi ricordo, poi c'era Grasso come giudice all'atere e poi c'era la giuria popolare, che era i cittadini che avevano il coraggio di vedere in mano, vedere in faccia e stringergli la mano, perché chi ha il coraggio di andare a fare il giudice popolare? E ci sono situazioni anche comiche, nel senso che c'è la pausa pranzo, stanno rientrando, i carabinieri bloccano tutti, fermi tutti. E che è successo? E tutti i detenuti non hanno mangiato le arance. E dice, quindi, allora il rischio è che si mettano a tirare le arance ai giudici. E allora, che cosa facciamo? Perché noi dobbiamo dimostrare che lo Stato non ha paura. Allora qualcuno dice, prendiamo la Costituzione e difendiamoci così, anche simbolicamente, una cosa, perire sotto le arance dei mafiosi. E insomma, dopo che stanno discutendo su cosa fare e cosa non fare, arriva il carabiniere che ha bloccato, potete uscire, tutto a posto. Ma che è successo? Abbiamo ordinato di mangiare le arance. Allora, chi vuole fare, vuol dire qualcosa? Tanto ha parlato della Costituzione, c'era una domanda che la leggo, è: la Costituzione ci salverà dall'Ebola? Vediamo la domanda qual era per il signore, che forse è meglio. Gianni, non lo so, che domanda sarà? La trattativa. E io non lo so, io non sono un dietrologo, scusa. Non era la... Quando l'anno scorso sono state cancellate quelle famose telefonate. Ah. Chi ti lo dice? No, ma figurati. E che è stato il mio sospetto che ho sempre pensato. Ci sono, appunto, quando c'è un fatto di mafia, succede sempre qualcosa che è strano. C'è un libro che vi consiglio, che si chiama di Palazzolo, Salvo Palazzolo, un giornalista di Repubblica di Palermo, che ha scritto i pezzi mancanti. Ed è una cosa inquietante, perché in ogni omicidio di mafia succede qualcosa che non va. Uccidono dalla chiesa e qualcuno ha aperto la cassaforte della chiesa e ha sequestrato tutto. Uccidono Falcone, qualcuno è entrato nel computer di Falcone. Uccidono via D'Amelio Borsellino, sparisce l'agenda rossa. Cioè, uno dice, ma cosa succede?
arresto Totorina e non entro nella casa di Totorina, che sei, sai che Totorina è qui vicino, no? È opera, è opera. Sì, infatti vicino. Dopo vado a salvarlo, non c'è più, è a Parma, a Viareggio, per il canale Verona. Verona, vabbè, non è più qua. Però credo che il caso dell'arresto di Totorina e non entrare dentro casa di Totorina è la cosa più eclatante, cioè lì non ci sono, non può scendere l'amico di Marcellino Panettino e dire è andata così, io non ci credo, perché c'è i carabinieri, se i carabinieri non sono né stupidi né non preparati in queste cose, è evidente che non ci devono entrare, non c'è santo che tenga. Io ho il sospetto che quando tu, cioè, se ci sia stata una decisione collettiva di non di fare la trattativa con la mafia, più o meno organizzata, non lo so, solo che a qualcuno gli è rimasto il cerino in mano, e il povero Mancino che si affanna a chiamare a destra e a sinistra, però non è solo Mancino, perché non ti prendi la responsabilità da solo a fare la trattativa. Quindi che ti devo dire, non lo sapremo mai. Io non credo. È sempre legata alla domanda: esiste la mafia su Marte? Esatto. Potrebbe esserci un collegamento stretto. C'era una domanda, un cruciverba. Cosa mangiate qua alla mano? No, beh, niente. Io mi rendo conto che magari la mia domanda non è molto interessante per i più, però è più che altro legata a un aspetto tecnico, nel senso che io sono più o meno un collega e volevo sapere perché hai cambiato modo di rapportarti col pubblico, con il film, nel senso che sei passato dal documentario alla fiction. Premetto che non voglio romperti i coglioni, perché di solito in questi casi quello che può succedere è che si percepisca da parte della domanda un'ostilità, un cambio di registro. No, ma in realtà io volevo fare il regista cinematografico, da piccolo volevo fare il regista cinematografico. Poi ho cominciato a fare televisione per campare e facevo l'autore e poi sono passato in video perché così facevo il cretino di Immensa, Mediaset, ho detto ma facciamo un servizio, quindi non avevo previsto di andare davanti alla... però col sogno di fare cinema. E poi sulla navetta di Cascina Gobba a Cologno Monzese mi sono messo a piangere, perché ho detto è tutto molto bello, c'è la gente, la fila di ragazzi vorrebbero fare le Iene, però non era quello che volevo fare, e quindi mi sono trasferito a Roma, perché il cinema tendenzialmente tutti i produttori sono a Roma. Mentre stavo facendo questo passaggio, il produttore Mario Gianani, in realtà spinto da Saverio Costanzo, che è un regista, e vedeva Il Testimone, e mi ha fatto una telefonata che io auguro a tutti e che dovrebbe essere normalità in questo paese. Mentre montavo una puntata del Testimone, mi squilla il telefono e mi dice: ciao, sono Mario Gianani. Ah, credevo che era ancora la Rosy Bindi. No, un imbarazzo Rosy Bindi. E mi fa: ciao, sono Mario Giannani, Saverio, vediamo il tuo programma, ci piace un sacco quello che fai, ci chiedevamo, hai qualche idea per un film? E se non ne hai, ti vorremmo suggerire qualcosa noi, insomma. E l'ho incontrato, ho raccontato l'idea del film che avevo un po', e è andata così. Ma strano, perché di solito mi dico perché hai fatto la pubblicità di Telecom, non perché hai fatto il film. Però il mio sogno era sempre stato quello di fare. La seconda domanda era perché Telecom? Quella. No, la seconda domanda era se hai mai pensato di fare un documentario in formato, diciamo, cinematografico. Ma posso rispondere io a questa? Perché te l'ho proposto stasera. No, sempre sì, ci ho pensato, solo che non... Ho sempre pensato, siccome più o meno faccio documentari, più o meno, non sono documentario, sono delle reportage in televisione, ho pensato, per attirare una persona da... Se fai un documentario devi dire, devi trovare, devi raccontare una cosa così in maniera eclatante, ci deve essere uno scoop, una qualcosa di veramente interessante da spingere una persona, perché uno esce da casa, cerca parcheggio, paga un biglietto e sta due ore a guardarti. Per fare questo devo comunicare qualcosa di eclatante, e ho paura di non avere, e poi dovrei stare fermo molto tempo, quindi non credo, proprio strutturalmente come sono fatto, non,
non funziona. Tanto un'informazione di servizio, alle 23.30 finiamo così. No, ma spero anche tu, perché... No, 23.30. Una se n'è andata. No, beh, hai visto che sbadigliava, stava poco di tempo. Sì, lei sbadigliava da circa... Era stanca. Era stanca, perché lavora... Era stanca. MTV. Una domanda semplice. Oggi è la giornata internazionale delle donne. Ma chi è? Ah, sempre... Oggi ma... è la giornata... Cosa faresti come pubblicità? Una domanda. Ma sai che in realtà le donne partigiane non se ne sa poco, se ne sa pochissimo. Un'altra cosa interessante da approfondire. No, ti fermo un secondo. Bravo Mario, perché è la giornata mondiale, se non mi sbaglio, sulla violenza contro le donne. E tiro un po' l'acqua al mio mulino. Pensate che le prime donne in Italia, naturalmente, che sono diventate, hanno preso in mano un fucile, lo dico che è tondo, perciò sono state davvero durante la guerra di resistenza. C'erano degli episodi nel Risorgimento, ma in realtà erano vivandiere che hanno seguito Crociera Sine qua. Per la prima volta le donne hanno combattuto, hanno usato il fucile per difendere anche la loro personalità. E grazie alle partigiane poi per la prima volta in Italia si è andata a votare e il voto potevano votare anche le donne. Mi sembrava. Pensa che in Svizzera è successo credo che fino agli anni 70 le donne non potessero votare. 68. No, la sua domanda era quella, la sua osservazione del signore lì seduto per terra, che avrà freddo anche il sederino probabilmente. Wikipedia dice le bugie: è un conduttore televisivo, autore televisivo, regista, attore, conduttore radiofonico e scrittore italiano. E poi? Ma è lo scrittore che è un po'... No, perché io ho scritto un libro introvabile, non perché è andata a ruba, che era uno dei miei amici, avevo fatto una casa di edizione, casa editrice, mi avevo chiesto di scrivere io così per simpatia. E poi ho scritto un brano in un libro collettivo, quindi però sono diventato scrittore. No, però ho visto che se ne... Per il resto, cioè, lo scrittore non è proprio il mio lavoro, perché faccio una fatica enorme. Infatti ti ho chiesto di scrivere un pezzettino per la festa nazionale, sì. Non me l'hai neanche scritto. No. Beh, probabilmente stasera non ti pagherò. Come no? No, ma anche vero, l'ho detto, indossa la felpa, però chiedo a una gentile a Mario Tuttofare di portare qua stiamo andando verso le conclusioni, però c'era una targa perché PIF doveva venire il 25 aprile del passato in Piazza Miani, dove noi tutti gli anni ricordiamo i partigiani in quadro, e vengo, poi si è andato a baciare con la Giulia. Magari, quella non sa neanche come sono fatto. Questa è la famosa targa. La famosa targhetta, se vuoi farle, ci sono 20 o 30 fotografi che vuoi. No, ma la faccio vedere, così mi faccio vedere. Salve, io sono quello che parla da un'ora. Questa è la targa. E veramente... Avete neanche sbagliato i nomi, perché l'altra volta un paese mi ha dato una targa dove c'era tutto quello che potevo sbagliare, hanno sbagliato. Pier staccato Francesco, il super Francesco di Liberto staccato, okay. E PIF con due F, invece non mi no, grazie, no, perché questa cosa... Ci tenevi, la conoscevi? No, mi rende più, ancora più responsabile, nel senso che la prossima volta che qualcuno... Più maturo. Sì, no, nel senso che sono abbastanza già stimolato nel difendere l'ampio comunque. Sì, perché c'è scritto lì un pezzettino: ai vecchi perché ricordino, ai giovani perché sappiano quanto costi riconquistare la libertà perduta. Sandro Bertini, che non so chi sia. Una brava persona. Il mio presidente, Sandro Bertini. Poi ci regalo anche, ma noi siamo... Questo è quello che devi attaccare nella cameretta, soprattutto quando andrai a fare le interviste legate, sai, dalla sedia, che si vede che c'è la stessa sedia dell'IKEA che ho io. Ah, esatto. Ah, sì. Perché c'è scritto Ampi Barona pulisce a fondo le macchie nere. Sì, perché io facevo nelle puntate del testimone mi è venuto sto trip che io ho una bandiera d'Italia. Vediamo.
io ho una bandiera dell'Italia che comprai per i 100. Non so perché non l'ho comprata, per i mondiali, perché in Italia uno si compra una bandiera per i mondiali. E no, quando c'è stato 150 anni d'Italia ho deciso di metterla fuori. E anche lì, questo ti fa capire che è sempre colpa sempre del fascismo, che perché il mio conquilino che non è di destra e mi diceva no, perché dobbiamo mettere questa bandiera, perché purtroppo per colpa del fascismo uno in Italia, se tu dici io sono per la patria, cioè patria, famiglia e Dio sono concetti di destra, però se tu leggi le lettere dei partigiani condannati a morte, loro ti dicono mamma non piangere perché lo faccio per la patria, per la libertà della patria, se credono in Dio parlano di Dio. Quindi se sono arrivato il momento di poter essere orgogliosi della patria, e io ogni volta dico questa non è la bandiera fascista, è la bandiera dei partigiani. Solo l'unico problema è che l'avevo messa fuori, solo che non riuscivo a incastrare, l'avevo messa un po' così, tipo questura, e avevo paura di ritrovarmi degli extracomunitari col permesso di Giorgio, perché sembrava una questura del Pigneto. E infatti devo cambiare. Bravo che hai ricordato due libri, Lettere dei condannati a morte della Resistenza Italiana, io aggiungerei Io sono l'ultimo, che è legato a quello perché sì. Quel periodo in cui volevo fare il film sui partigiani, mi era un autore di Fabio Fazio. E quello è il libro, proprio il bel libro, perché sono storie, non si parla di guerra, si parla di vita quotidiana, quindi vita privata, era esattamente il concetto del partigiano e ti fa venire, io la lettera del condannato a morte del presidente non la leggo più perché mi metto a piangere e perdo la mia mascolinità, perché mi metto a piangere proprio, sì, non ce la faccio. Però quello, anche quello è commovente, però ti fa capire quanto che erano delle persone normali esattamente come noi. Allora lì ti chiedi, ma io cosa avrei fatto? E questa è una domanda che fortunatamente non sapremo più. Nel senso che non speriamo, sì, non ci saranno mai. Me lo auguro, spero, lo auguriamo. Sì. No, è bello, bellissimo, io sono l'ultimo persona. No, tenete, perché come ho detto, 22, torno tanto indietro, 22 ne avevamo, due partigiani soltanto abbiamo oggi iscritti alla mia sezione, e uno dove è stasera probabilmente, certo, nonno che è morto, così. Mario, ciao Mario Ciurli, no però sarà stato a casa per No, perché prima o poi succederà che lì ci dovremmo fare qualche domanda su come andare avanti. Sì, perderemo in autorevolezza, però vabbè, l'antifascismo secondo me, anche quando non ci sia l'antifascismo come valore, come onestà, come etica legata alla politica, ricordati che l'ANPI, tu lo sai, è un ente morale, non perché non è un partito, è l'associazione, insomma, è i partiti che c'erano allora, i monarchici, i repubblicani, i comunisti, non ci sono più. I monarchici ci sono, ho fatto una puntata. come sigla. In realtà questa associazione che è nata nel 43, prima ancora che finiva la guerra, perché era giugno del 44, giù a Roma era già libera, era nata già l'ANPI, esiste ancora e secondo me ha ancora dei valori, ancora delle voglie, ancora la voglia di affrontare dei temi scottanti anche in questo modo. Io di questo davvero ringrazio anche PIF, perché si è prestato a chiacchierare, avete visto, anche di cose serie, ma nella sua maniera, che è quella di risultare, almeno per me, per qualcuno magari sicuramente è antipatico, a me no, mi è simpatico e di questo lo ringrazio. Allora, ancora qualche domanda, così ho detto, eccola là. Io sono commosso che siete rimasti qua, a parte che siete numerosi, ma che siete rimasti, questa è una cosa che mi... Ma ve lo dico come... No, in realtà lo famo, nessuno di noi sta ascoltando. Ah, ok, perfetto. La PlayStation. Si sa che domanda ci fa. No, è una curiosità. No, forse, non so, da piccolo, da ragazzino mi fecero una rapina, mi rubarono 10.000 lire e andarono al bar a spendere queste 10.000 lire. E io li inseguì e per fortuna passò una volante alla polizia e li fece arrestare. E questo è il mio attimo,
Però non c'è, non c'è, però tutti i miei amici dicono: ma sei scemo, chi te lo fa fare? E non lo so, forse quella cosa, la prima cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare è che mi raccontavano delle cose e io ne vedevo altre. Cioè, io a 10 anni sapevo che Sanno Lima era colluso con la mafia, che Ciancimino era colluso con la mafia, che Andreotti era colluso con la mafia, a 10 anni lo sapevo, e che il Baby Luna, che è un locale che sta un po' fuori Palermo, famoso per i palermitani perché quando fanno la gita fuori porta si danno tutti appuntamento dal Baby Luna, sapevo che lì si facevano, i boss mafiosi si riunivano per fare dei meeting a 10 anni. Perché come fa un ragazzino di 10 anni a sapere tutte queste cose? Poi col tempo era veramente così. Cioè, è possibile, perché nello stereotipo milanese è... Sì, no, a 2 anni a Palermo si entra. Esatto. Però il problema è che mi raccontavano altre cose. E questa già cosa... Quando uccisero Salvo Lima, mi ricordo che a tutti sapevano che Salvo Lima era colluso con la mafia. E arrivò il preside della mia scuola con tipo una cosa ufficiale, poi si candidò alla PC, capì tu, e lì entrò tutto serio, in piedi, avete saputo cosa è successo? Io mi dissi, chi cammina con lo zoppo impara a zoppicare, e lui mi ha guardato e ha detto scusa, cosa hai detto? Ha detto chi cammina con lo zoppo impara a zoppicare, nel senso che se tu stai finisci di là. E lui se n'è andato, come dire, questo sarà stato, mi aveva appena pensato questo, sì, comunista, che ne so, ragazzino ideologico. E questa cosa a me mi ha fatto, solo questo mi faceva innervosire. Poi io cito sempre il Cuore, la rivista Cuore, la rivista satirica di Michele Serra, che scrisse uno dei titoli più belli, nella storia dei titoli più belli, quando ucciso Salvo Lima era... era Salvo Lima come John Lennon ucciso da un suo fan impazzito, che è veramente dei geni. Io quando ho conosciuto Michele Serra l'abbiamo sempre detto che questa cosa è del genio, e a me probabilmente la prima cosa che mi ha fatto venire i nervi è stato proprio questo fatto che mi dicevano una cosa e invece in realtà era un'altra. Poi in famiglia mio padre mi diceva Salvo Lima è mafioso, però era di quella generazione rassegnata perché non c'era nulla da fare. Sì, forse mio padre faceva un po' di più perché insegnava, educava il proprio figlio dicendo Salvo Lima è mafioso, quindi un pizzico di più, ma non mi ricordo mio padre scendere in piazza perché era rassegnato. Ma una volta fece una puntata sulla mafia del testimone e lui commentando la puntata disse e realizzò che effettivamente siamo un'altra generazione. Per me c'era nella società palermitana c'era il sindaco, il farmacista, il medico, il mafioso, il notaio, era così e sempre sarà così. Io faccio parte di quella generazione, questo mi piace pensare, che quando ci sono le stragi del 92 avevo appena finito la scuola, perché non ero stato bocciato, perché il terzo anno secondo me l'avevo fatto un po' superficiale, ho pensato di rifarlo e l'ho riapprontato. E avevo circa 92, 20 anni, anzi Falcone aveva ancora 19, però 20 anni. Quando assisti a una scena come la strage di Via D'Amelio, come io ero lì vicino e quindi l'ho vissuto meglio, cioè ero proprio sotto. Ci sono andato 30 secondi dopo, e comunque Falcone, quando ti succede a 20 anni, difficilmente, se ci tieni un minimo, non sono tutti così, però difficilmente non ti segni una cosa del genere. Probabilmente a 50 anni, cioè Falcone, cioè, Boris Eugenio Giuliano è stato ucciso nel 78, fine anni 70, ci saremmo dovuti indignare prima, ma ci sono stati Boris Giuliano, Pio La Torre, Terranova, Nini Cassarà, Montana, cioè, te ne faccio una lista, Libero Grassi, e ci siamo indignati soltanto quando è scappato il morto, ma in maniera eclatante. Quando ti succede a 20 anni un po' ti segna. Non è un caso che i ragazzi di Addio Pizzo, che questo comitato di anti-racket fatto fortissimo a Palermo, non fu fatto da commercianti ma da studenti che vogliono aprire un'associazione culturale, chiamano il proprio amico che faceva i conti e lui gli diceva: allora, c'è da pagare le tasse comunali, l'acqua, la luce, il pizzo.
dice come il pizzo, e da lì è nata l'associazione anti-racket fatta da studenti, tutti guarda caso più o meno della mia stessa età, e io mi piace pensare che, perché poi alla fine, non voglio essere retorico, però la domanda che mi fanno sempre quando vanno alle scuole, ma Falcone è morto inutilmente, questo vale ovviamente in maniera incredibile anche per i partigiani, i partigiani sono morti inutilmente, Falcone è morto inutilmente, e la risposta, io ogni volta non sapevo cosa rispondere, cercavo di fare il figo, di rispondere. In realtà l'altra volta ho capito, la risposta è dipende da noi, cioè se Falcone è morto inutilmente dipende da noi, se ci rubano il motorino e a Palermo succede e invece di andare alla polizia vai dal mafioso, paghi il riscatto e te lo ridanno, Falcone è morto inutilmente. Se nonostante questo prevedi prendere l'auto che non passa, allora è servito. Purtroppo dipende da noi, e sarebbe bello aspettare i miracoli, però purtroppo dipende, certe volte dipende da noi, anzi tutto dipende. 23:20, abbiamo 10 minuti. Io sono commosso per il fatto che siete rimasti, veramente non lo so. Scusa Ivano, volevo dire due cose a tutti. Massimo. Allora, questo nostro silenzio, innanzitutto grazie di essere qua, è la seconda volta che ti vedo, una volta eravamo in Piazza Miani, mi sembra. No, eravamo qua per la festa... È la seconda volta, avevo delle perplessità nel conoscerti, perché vedendoti in televisione mi fai un effetto, ma essere qua... No. È molto più brutto da dire. Non sto offendendo la dote del cretino, sto dicendo che stasera questo silenzio caloroso di tutti noi. Oltretutto vedo che c'è parecchi giovani, grazie a voi giovani, ma voglio che tu li dica ai giovani, e te lo chiedo con il cuore da parte dell'antibarona, l'indifferenza che non ci sia mai nei giovani, che ci sia quei valori che tu hai detto in questo momento, mi sei piaciuto sui valori, anche con le paure e le difficoltà della vita, perché anch'io a volte mi cago addosso. Essere antifascista, oggi, anche nel nostro piccolo, di tutti i giorni, può capitare. Ma se sei coerente, combatti la mafia e combatti il patto. Ti aspetto al 70° al prossimo anno, e qui Ivano, tiragli le orecchie, sollecitalo. E se, sì, ma abbiamo invitato il Presidente della Repubblica e PIF per il 70°. Allora, PIF fa parte della nostra sezione. Certo. Quindi ricordo al compagno, se posso permettermi, di dirti il compagno PIF, di ricordarti di tutti noi che siamo qua e dalla Barona. E che l'Ampi è con te, è scritto, però devi venire un po' di più con noi. No, io volevo fare grazie. Grazie a te. Finire dicendo di iscriversi alla nostra sezione, perché qui c'è tanta gente che io non conosco, perché sarebbe ora di iscriversi. A parte le battute, davvero Massimo ti ha ringraziato. Adesso non so se qualcuno vorrà fare le foto con te. E... Sono 5 euro a foto. Di solito sono 10, però visto che siamo compagni. Cioè, per fare le foto con Pippi già mi conosci. Là c'è una scatola, lasciate un obolo perché le nostre iniziative costano, ogni foto lasciate qualcosina. Sì, ecco un'altra signorina che si chiama Daphne. Ti si iscriverà, è già iscritta. Bosco verticale. Mi sembra che sei dalle mie parti tu, no? Abbastanza. Abbastanza. Quindi questo sono solo il maglierino lì, è la prima domanda. La seconda è, visto che hai vissuto a Milano, come l'hai vista a livello proprio urbanistico, paesaggistico, con la cemento, botti che scompaiono, cioè nel senso a te ti manca, e immagino che sia vero, però il cambiamento proprio architettonico nel contesto di questa serata. Non so, io ti do una cosa impopolare, lo dico, posso dirlo. No, questo sta andando così bene, non lo dico. No, nel senso, sai cos'è? Che secondo me è giusto che... Cioè, a me non è che... Sto cercando di dire una cosa in maniera democristiana senza rovinare tutto, perché alla fine... No, è che il problema è che non sono i cambiamenti che mi spaventano in questa città, è che sai, in questo paese, che sai che dietro c'è sempre dello sporco, c'è sempre... E allora il problema è che una nazione che non può
gioire completamente perché c'è l'Expo, perché l'Expo è una cosa meravigliosa, è una pubblicità meravigliosa. Non può gioire se arriva il mondiale, perché tanto sai che ci sarà del marciume, e c'è. E questa cosa è una cosa che ti uccide, perché non riesci a essere ottimista, non riesci a sognare, non riesci a pensare al futuro, perché sai che c'è dietro. Cioè a me non mi dispiace più che altro, non il cambiamento, poi ti può piacere un grattacielo, non ti può piacere. Tra l'altro hanno distrutto dove io la stecca dove andavo a giocare a biliardo, dove io ho vinto il mio primo e ultimo torneo di biliardo. Però a me quello che mi fa venire è che dietro sai che c'è, e non c'è bisogno di grandi cose. È come quando vedi un film, se tu vuoi vedere se un film ha pagato il pizzo a Palermo, una produzione cinematografica ha pagato il pizzo, basta aspettare i titoli di coda. Se vedi due cognomi, e uno è Castagna, perché ormai si può ufficialmente dire, sai che ha pagato. Quindi certe volte la cosa che ti fa venire i nervi è che non c'è bisogno di grandi indagini. E l'Expo è come, esattamente come tutte le cose, tu sai, cioè, perché non possiamo gioire come in tutti, se Amsterdam arrivasse l'Expo sarebbero felici, perché io non posso avere il diritto di gioire che ci sia l'Expo e essere sicuro che non ci siano cose marce? Anche niente. Perché ci hanno detto che arrivano un mucchio di ragazze da tutto il mondo, Verdi. Questo è buono. Però è così, se tu ci pensi. Cioè, no, non è un dettaglio che un ragazzo di Amsterdam può sognare e in Italia no. A Parigi, se c'è l'Expo, magari faranno pure lì le zozzette, non lo so, però non come in Italia. Ma tu già lo sai, perché noi già lo sapevamo che io non voglio essere sempre preparato. Quando cadde il muro di Berlino, non so se c'è un'intercettazione telefonica, l'Andrangheta mandò un loro uomo a comprare. E quello disse, ma qui non c'è niente, e quelli dissero, compra tutto. Cioè, la mafia è avanti, è molto, per questo dico, perché mi arrabbiavo per la Bindi, perché dobbiamo prendere una persona che deve studiare quando ha a che fare con gente che già imparata, nasce imparata. E la mafia è sempre più competente, più meritocratica, più competente dello Stato italiano, questo è il dramma. Però quindi io non so, sarò ingenuo, però io voglio sognare un paese dove si possa gioire dell'arrivo dell'Expo senza pensare del marcio, o no? Non lo so. Vi siete scaldati alla fine? Le persone, i personaggi. Anche lui dalle mie parti. Noi ci conosciamo, sì. Sai che stai nelle parti. Volevo parlare di quello che è successo in questi ultimi tempi, no? Guardi, perché ad Amsterdam un ragazzo può segnare qua, magari perché in Olanda c'è una legge di produzione che in Italia manca, perché in Italia con i tribù mettono la linea, mettono la cantone, la commissione lo mettono in un ente di controllo che però non sa quali strumenti come giocherà. Io vorrei fare un'altra domanda, visto che ci sono state tante scelte abbastanza discutibili della magistratura, spesso anche le interpretazioni della legge, spesso anche l'emergenza. Noi siamo sentiti i giorni in cui Saviano e la Capacchione hanno avuto quella sentenza assurda. E io vorrei sapere, visto che ho fatto una bellissima puntata su Saviano, parlando d'altro della normalità di queste persone che fanno delle scelte, hai fatto sul vino, sul magnaccio, come hai vissuto quella scelta? Cioè, come facciamo a dare anche un esempio ai ragazzi, ai giovani di noi, quando poi magari vedono che tutto lo sforzo che uno mette nel se stesso viene distrutto da una carenza normativa e anche la scelta che diciamo due sono distrutte. E poi l'ultima cosa, quel libro lì era bellissimo perché è scritto nelle cose più belle, secondo me. Ah no, è vero, perché lo quindi anche tanto per interesse, ma hai scritto, che posso confermare che è scritto una cosa bellissima che visto che sono bene. Sembra di farla pipì fuori dal vaso, ma il vaso di una notte sì. E no, poi la risposta alla prima domanda è. Come ti faccio a rispondere? E prima oggi pomeriggio parlavo. Che a Trapani c'è un supermercato di un mafioso e lo Stato glielo sequestra, c'è un'amministrazione controllata e ora i dipendenti di quel supermercato rischiano il posto.
come ristorante qua, come ristorante al Cucinasco. E come fai a dire, cioè, il messaggio che diamo è: quando c'è la mafia le cose funzionano e quando arriva lo Stato le cose non funzionano. Come faccio a rispondere? Non lo so, è quello il problema. Perché io e te lo sappiamo, noi dalle facce mi sembra che nessuno dica viva la mafia che ci porta lavoro, però quando nasci allo Zen e ti danno calci in faccia tutto il giorno, anche un po' la puoi uscire da casa perché sennò rischia che qualcuno ti entra, e lì come fai a dire, infatti la difficoltà è come conquistare, far capire a quelli là che è tutto colpa della mafia, però lo so. Io dico sempre, quando andate in campagna elettorale, votate giusto, perché poi alla fine è così. Non lo so, io poi non lo so, perché poi non sono risposte, perché io il mio ragionamento col PD è, e fino a quando c'è qualcuno che dentro il PD si ribella a Chiesa Fulli, è giusto sostenere quelle persone dentro il PD e quindi esserci. E certe volte penso alla Grillo, ma sai che c'è, andata a fondo tutti quanti e voto, però cioè, ma io sono convinto che si fa, che ci sia sempre una bella, l'idea, uso un termine obsoleto, però il popolo, la base, la gente che la pensa in un modo, e poi davvero quando c'è il vertice che ogni tanto ti fa rimanere un po' così. E però sempre vincono sempre loro, perché voglio dire, non è possibile. Cioè, quelli che si sono ribellati a Chiesa Fulli dentro il partito e sono stati richiamati, a poco venivano puniti. Realacci, mi ricordo che venne da me. E a me sembra un incubo. Ma come, c'è uno del tuo partito che parla con un mafioso di appalti, intercettato dai carabinieri, tra l'altro i carabinieri vogliono intercettare il mafioso e non il un momento uno dei due dice all'altro stai zitto, non rompere i coglioni, si fa come dico io, uno dice il mafioso al politico, no, il politico al mafioso. E io quando incontrai un mio ex compagno di classe del PD a Palermo, dissi ma come hai fatto a tenere un mafioso come questo? E lui mi rispose seriamente, ma nel partito, nello statuto del PD non c'è scritto che uno può essere espulso per una cosa del genere. Fermati qua. C'è l'ultimissima domanda del signore. Non ci sarà scritto neanche di non metterti nati toccare il culo alle ragazze, vabbè, mica puoi mettere la lista. Delle... Possiamo cercare di cancellare questa onta e vedere se non può più verso Palermo. No, guarda, qui scatta una discussione che... No, guarda, voi potete parlare di granita, va bene, me lo concedo, la granita è la più buona del mondo, ma non parlare dei cannoli, che il cannolo più schifoso del mondo l'ho mangiata a Taormina, silenzio, qui scatta la gaggio. No, non le facciamo la tessera, sì. Anche a Milano fanno un miglio dei cannoli di Catania. Non ho esagerato. Io sono il papà di Tassi. Sono arrivato ieri sera da Catania per stare una settimana. E potevi rimanerci. Un altro giorno. Parliamo dei cannoli di Chiara di Giovanessa. Li fanno le albanesi, non le valentinesi. Perché Chiara di Giovanessa è un sì. Se tu invece vieni a Catania da 40... Ma cosa fa di... Ma mettono il pistacchio nel cannolo, quelli mettono il pistacchio dappertutto, fanno la cacca col pistacchio, ma cosa, di cosa stiamo parlando? Catania con bronze, mettono il cannolo di 40, ci mettono il cioccolato fuso, in modo che la il cioccolato nel cannolo, ma solo quando si parte, ai milanesi, cioè, all'amico milanese vieni il cannolo che gli fanno pagare all'aeroporto 3,50 euro, quello non capisce perché a Milano è tutto così. Sì, però il cannolo non va la ricotta, va una scorza di limone candita e il pezzo di cioccolato. Chi non ha cioccolato? No. Ma il cioccolato. Ma pure io, è catanese. Ho pensa che è venuto apposta, Mi metto a parlare con un catanese, ma io dico, ma. Sì. Lui fa il cannolo di crema. È una pestella meraviglioso, pensa che è l'ultima domanda, vedi un po' te. Facciamo una cosa,
mia madre che era napoletana li faceva rispetto. Allora, vabbè, napoletana, cosa facciamo? Ma non è andata così bene stasera. Ma il catanese mi deve uscire. Però questa disquisizione sulla cucina. L'indirizzo, esatto, sì. Io ti porto da Condorelli da No, io cannolo alla crema non mi avrà mai cannolo alla crema, mai. Dalle porte ai milanesi non capisco niente di cannoli. Fatali a me. La pasta prola cotta al forno. Va bene. Va bene, sulla grazie per la interessante disquisizione sulla cucina siciliana, è una degna conclusione di questa serata folle particolare. Faremo magari una seconda puntata prima o poi, magari partendo da tu mi sembra che sarai ospite da MasterChef, mi hanno detto. No, non ancora. Io sono dei famosi, ma... Va bene, allora. Ah, bene, oppure quello dove ballano. E la gente si aspetta questo. Quando deve andare da MasterChef viene da me. Va bene, finiamola qua. Grazie per essere venuto. Grazie. Vorrei fare l'ultima cosa, davvero. Salutiamoci con una canzone a noi dell'Anti molto, molto cara. Vi saluto con questa. Chiedo al tecnico se veramente stavolta riesce a farla partire. Grazie a tutti, buona serata, ci vediamo ancora. Seguite l'Anti Barona. L'accento favoloso la Maria.